Il mio esordio è dovuto in parte a Matteo Garrone, perché uno dei primi attori suoi che si era cimentato in un'opera prima, Waves, che poi è stato presentato a Roma come in concorso, voleva fare sia la regia che il protagonista, diciamo, insieme a Luca Marinelli e Francesco Di Leo. E Matteo ha sconsigliato, ha detto: "Senti, o fai la regia oppure il protagonista." Ha detto: "Scegli Andrea, visto che era un amico comune." E lì è nata, diciamo, la mia avventura nel cinema, perché poi ho fatto altri quattro film, tra cui Cloro, che è un'opera prima, ma però è stata molto apprezzata. Poi c'è un'attrice straordinaria che è Sara Serragliocco. E qui poi vi racconto, cioè, una cosa che a cui tengo, perché uno dei meriti miei questo film è l'aver trovato il fratello di Sara, questo ragazzino che tra l'altro è il figlio del primo regista, di questo Corrado Sassi. E si sono innamorati tutti, perché quando sono andato al casting ho detto, la prima cosa che ho detto ad Alberto Sanfelice, la direttrice del casting: "Ce l'avete Fabrizio, perché ce l'ho io." E infatti l'hanno scelto, si sono innamorati. E questo è un merito che mi attribuisco per la riuscita del film, perché si è rivelato un attore comunque veramente straordinario, insomma. Poi, come penso, avete visto. Questa è stata la cosa che ho fatto proprio di getto. Poi, tra l'altro, ho fatto il provino che è piaciuto, per cui l'ho accettato. Poi c'erano degli attori anche bravi, insomma, che mi hanno dato anche una mano, insomma, la prima volta, perché pure Luca Marinelli, che è un attore comunque molto bravo, c'è Francesco Di Leva, che è un attore napoletano bravissimo, e poi sono trovato bene. Poi hanno visto il film e altri registi mi hanno offerto, insomma, delle altre parti. Io non vengo da una scuola di recitazione, non avevo né basi né niente, per cui sarebbe inutile adesso a 54 anni, perché io ne ho 54, fare una scuola di recitazione, perché poi perderei molto probabilmente tutto. Poi forse quel po' di naturalezza che c'è, insomma, nel non saper, tra virgolette, recitare, che poi quello che poi in fondo mi aiuta.